Elio Pecora è invitato oggi alla presentazione di questo libro di poesie, un libro di poesie curato dagli alunni dell'Istituto Comprensivo. Quanto è importante oggi avvicinare i giovani alla poesia? È molto importante, ma bisogna avvicinarli alla grande poesia del passato e della contemporaneità e poi da quella far venire fuori i loro esercizi, le loro piccole creazioni, solo dopo. Avvicinare alla poesia significa avvicinarsi all'onestà e all'esattezza del linguaggio, quindi a migliorare i propri pensieri e soprattutto allargare i propri sentimenti. E questo mi pare che stia accadendo sempre di più. Io vado in molte città d'Italia e paesi e scuole e vedo che si sta tornando ad imparare ad esempio molta poesia a memoria, poesia di poeti notevolissimi, da cui appunto si apprende come si usa la lingua e come si va verso le emozioni. E la poesia in un momento di grande confusione, di molte chiacchiere, eccetera, può riportare invece alla necessità delle parole, alla parola distillata, precisa, esatta, che migliora i pensieri e allarga i sentimenti. Questa è stata anche un'occasione per i giovani di avvicinarsi a temi importanti contenuti appunto in queste poesie. Sì, bisogna vedere quanto ci si avvicina a questi temi, quanto i loro sentimenti siano preparati a farlo, però è un tentativo, non di più di un tentativo, e questo va fatto. E quindi va a onore delle scuole almeno aprire queste porte. Sono venuto a Polla per questo, ho accettato di essere presente proprio per questo sforzo che si fa in queste scuole. È un'iniziativa lodevole, l'ennesima iniziativa lodevole dell'Istituto Comprensivo Antonio Soldi di Polla, davvero un impegno che continua durante l'anno. Siamo alla fine di questo anno scolastico, quindi si iniziano a presentare tutti i lavori che sono stati poi effettuati nel corso dell'anno scolastico insieme agli insegnanti, insieme a tutti coloro che hanno collaborato a vario titolo alla realizzazione di questi lavori. Un impegno che va al di là di quello che è il semplice impegno didattico, ma è un impegno che è proiettato anche al futuro, perché, ripeto, con le tematiche che sono state trattate, con il libro che verrà presentato quest'oggi, dimostra anche la sensibilità degli insegnanti e dei ragazzi, degli studenti che hanno davvero realizzato un lavoro molto importante. È una cosa bella, un'iniziativa veramente lodevole, sia da parte dell'insegnante che l'ha fatta, la professoressa Pucciarelli, sia da parte del dirigente scolastico, ovviamente da chi l'ha sostenuto, chi poi ha sostenuto materialmente, mi pare Curcio, quindi Rocco, che così ha dimostrato di essere vicinissimo a una cosa bella. La poesia è una cosa di passione, di cuore, di amore, di allegria, di gioia, ma anche di riflessione, perché ho visto poesie anche che riflettono, che hanno fatto riflessioni sulla Shoah, per esempio, piuttosto che sulla mamma, piuttosto che sul paesaggio. Insomma, la poesia è amore è pensiero e cuore. Tra l'altro, anche a livello personale ho potuto vivere in maniera personale, perché mia figlia ha contribuito e ha vissuto veramente in maniera intensa questa esperienza, così come sta vivendo in maniera intensa e significativa la scuola, proprio perché ci sono insegnanti come la professoressa che ha realizzato questo progetto, ma tutto il corpo insegnante dell'Istituto Comprensivo di Polla, che fa vivere i ragazzi sicuramente la scuola con gioia, con allegria, con voglia di partecipare alle iniziative e di andarci a scuola. Io sono stato sindaco di questa comunità negli anni passati, dove c'è stata sempre una forte collaborazione con la scuola. Possiamo dire che sono tante le pubblicazioni che sono state fatte da questa scuola, possiamo dire un laboratorio di idee, e quindi oggi a queste tante pubblicazioni del passato se ne aggiunge un'altra, una che oltre alla poesia ci deve anche far riflettere, perché in questo buscoletto che oggi viene presentato c'è anche qualche riflessione, qualche valore che oggi nella società il consumismo ha fatto scomparire, quella dell'amicizia e dell'amore. Quindi grazie a questi ragazzi, ma grazie anche a chi con i ragazzi ha collaborato a riempire questo libro di questo contenuto, io oggi deve essere, oltre una festa, rappresento questa cosa, anche una riflessione per il futuro.
I ragazzi sono stati davvero molto entusiasti, hanno partecipato diciamo, con serietà, con impegno e diciamo che hanno imparato attraverso la poesia a conoscere meglio se stessi, quindi a leggere nel loro mondo interiore e a sapere esprimere i loro sentimenti nel modo più genuino, con la freschezza e la semplicità proprie della loro età. E un grazie al nostro dirigente che ha accolto con grande entusiasmo la nostra proposta. Questo istituto comprensivo magicamente diretto da Rocco Colombo è per noi un motivo di orgoglio, lavorare con lui è veramente bello. E per sponsorizzare questo libro, che tra l'altro è pieno di significati, e mi è piaciuto anche leggerlo perché questo libro contiene soprattutto il richiamo a certi valori importanti della vita, e quindi scritto poi da questi ragazzi è veramente una soddisfazione per noi vederlo compiuto. Essere qua presente poi con i genitori, con tutti questi ragazzi che poi si esibiscono anche davanti ai loro genitori, è ancora più bello, quindi veramente sono soddisfatto, felice di essere qui e di aver contribuito nel nostro piccolo alla realizzazione di questo lavoro. Io sprono sempre di più tutti quanti a provarci, e anche attraverso la nostra associazione Montepruno Giovani fare delle proposte giovanili, fare delle proposte che possono essere finanziate, portate avanti, perché a noi piace lavorare con i giovani ed è lo scopo della nostra vita.